Léonard Peltier deve essere liberato. Non sarebbe un atto di clemenza, ma finalmente un atto di giustizia, un atto di umanità. Léonard Peltier è stato un leader del movimento indiano-americano, l'AIM, un leader del suo popolo, di un popolo represso, discriminato, che viveva nel razzismo, al quale è stata tolta la terra, tutto. Quindi Leonardo è un nativo indigeno nordamericano, nato nel Nord Dakota, ma nel Sud Dakota, a Pine Ridge, che ha manifestato in difesa della sua gente, che difendeva la sua terra, che lottava contro la povertà, tutto l'American Indian Movement è stato questo, è stata la lotta per la ripresa, la riconquista della dignità, contro il razzismo, contro la povertà, la disoccupazione, l'esproprio delle terre. E a Pine Ridge vi è stato uno scontro a fuoco, sì. Due agenti dell'FBI sono morti, ma anche un leader del movimento indigeno è morto. La CIA e l'FBI avevano in quegli anni, negli anni passati, tentato di reprimere al massimo con violenza il movimento indigeno per le terre, per la libertà, per la dignità. E lo hanno fatto duramente. Beh, Léonard Peltier da 46 anni sta in un carcere, anzi è stato in diversi carceri, spesso in isolamento, ma il suo processo non è stato un processo equo dove le prove venivano fornite, anzi le prove sono state nascoste, sottratte dagli agenti dell'FBI. E perché? Per vendetta, perché dovevano trovare un capro espiatorio e hanno trovato Léonard Peltier, che da 46 anni sta in un carcere e continua a dire: io sono innocente, io non ho ucciso quegli agenti, ma non ha mai rinnegato la sua lotta per la libertà e la dignità del suo popolo. Quindi Léonard Peltier deve essere liberato, non è possibile che resti ancora in un carcere. E all'interno del carcere Leonardo non ha perso la sua umanità. Non ha perso anche il bisogno, il desiderio di vivere. E dice in una sua intervista: ormai sarò troppo vecchio, forse se mai uscirò. Beh, deve uscire, e anche se ormai ha trascorso 46 anni di ingiustizia, dovrebbe poter uscire e vivere liberamente, ascoltare l'acqua che scorre ancora nelle riserve, che non dovrebbero però essere riserve, l'acqua che nel suo Nord Dakota, nel Sud Dakota, là dove sono nati e cresciuti, e sentire il cibo, i profumi, gli odori, la cucina, la musica e chissà, forse anche l'amore. Léonard Peltier deve essere liberato subito. Appunto, non un atto di clemenza, ma un atto di giustizia, così come la lotta per la dignità dei nativi o degli indigeni chiamati indiani d'America deve continuare, così deve continuare la lotta per tutti i popoli oppressi da questo mondo ingiusto, da questo mondo che crea sofferenze, sfruttamento. E Leonardo Peltier lo vogliamo con noi. E grazie a chi in tutti questi anni, e io penso per esempio a Gastone Bigoni, ha portato avanti e mi ha fatto conoscere questa persona straordinaria in questo momento violento nei confronti di Léonard Peltier, dell'ingiustizia dei tribunali nordamericani. Quindi Léonard Peltier è libero e noi tutti insieme a dire benvenuto, esci. Stai con noi, stai con tutti noi. Grazie. Leonardo, scusaci se non abbiamo saputo liberarti finora, ma lo faremo, sono certa.